Continuiamo a parlare di ambiente e di rifiuti, lo facciamo con il consigliere leghista bresciano Fabio Rolfi. Consigliere Rolfi, parliamo di questo emendamento della Lega Nord che riguarda la questione di scarica, in particolar modo il caso di Montichiari. Magari ci riassume la vicenda e poi il contenuto di questo nuovo emendamento. È un emendamento che nasce da quel caso ma riguarda tutti i sindaci lombardi. Ossia la possibilità per i sindaci di sottoscrivere convenzioni compensative relative alla presenza di discariche, impianti di smaltimento rifiuti, termovalorizzatori sul proprio territorio, chiedendo al gestore di compensare parte dei danni ambientali, dei disagi che realizza una discarica, pensiamo agli odori, ai mezzi pesanti, l'inquinamento sottosuolo, a un territorio per sempre compromesso, attraverso opere compensative o anche risorse economiche che il gestore versa e si impegna a versare alle casse del comune. È una buona prassi che molti comuni portano avanti, molti sindaci coraggiosi portano avanti per difendere o compensare il proprio territorio dai danni recati da questi impianti, comuni che si fanno carico di esigenze collettive ben più ampie delle proprie, perché una discarica non smaltisce solamente i rifiuti di quel comune ma di un'area vasta, e che devono essere aiutati a difendere il proprio territorio. Questo è lo spirito dell'emendamento voluto dalla Lega Nord dopo i fatti increscenti di Montichiari, dove un sindaco coraggioso che ha difeso il proprio territorio è stato accusato ed è arrestato di estorsione per tentare di fare ristorare la propria comunità con delle risorse, una parte del profitto prodotto da alcune discariche della zona, e che deve essere tutelato, devono essere tutelati i sindaci, prevedendo appositamente in maniera chiara nell'ordinamento giuridico attraverso una legge questo principio sacrosanto della compensazione. Questo naturalmente implica un accordo con i privati che sono i gestori, come sarà regolato? Implica un accordo con i privati, ma dà la facoltà, la possibilità, la copertura legislativa, le spalle coperte ai sindaci per poter svolgere questa azione trovando il consenso della controparte, ma senza rischiare più di essere addirittura arrestati.